Praticamente scuola di danza di Kharkov, di questa città che frequentava la figlia minore. Subito si è messa a cercare in qualche modo di far uscire da questo incubo. Per Natalia non è stata una scelta facile, lasciare l'Ucraina e separarsi da una parte della famiglia. Lo ha fatto per le figlie, in particolare per Marika, 13 anni ancora da compiere e il sogno di diventare ballerina. La danza le ha permesso di lasciarsi il conflitto alle spalle e grazie all'intervento di Marco Batti di trovare ospitalità a Siena. Tramite i contatti di insegnanti e di amiche, quando è scoppiata la guerra, mi sono subito immedesimato nei panni di loro e quindi ho mandato un messaggio tramite i social. Un messaggio che fondamentalmente diceva che eravamo disposti ad ospitare chiunque avesse bisogno. E prontamente un amico di un'amica mi ha mandato una mail e da lì abbiamo iniziato il contatto. Questo signor Michele, anche lui ucraino, che vive a Roma, mi ha contattato per conto della mamma. Batti ha potuto contare anche sul sostegno dell'amministrazione, che tramite alcune partecipate provvederà all'alloggio e ai pasti. Marika, a Siena, frequenterà anche la scuola media Jacopo della Quercia, mentre la sorella Anastasia, 22 anni, si potrebbe iscrivere a medicina. La cosa che più mi piace è che la bambina possa fare sostanzialmente una vita, diciamo, molto simile a quella che faceva nella propria abitazione, e questo secondo me è fondamentale per non lasciare tracce e per evitare anche che ci siano dei disturbi.